Ragazzi, dov'è il signor presidente? Ho avuto un calo di pressione, sono È tutto a sotto. posto, signor presidente? Le dobbiamo portare qualcosa, un po' di zuccheri, Bicchiere d'acqua, bicchiere dello d'acqua. zucchero. Sono svenuto un attimo. Non Non si si preoccupi. preoccupi, non si preoccupi, non dovrà portare nessun carico pesante durante questo viaggio di volo, dovrà semplicemente stare comodo, Mi probabilmente. invitate sul, invitate sull'aereo, grazie. Infine ci sono io, il mio nome in codice è Gladiatore, esperto di armi di ogni tipo e ex rugbista di 60 kg. Gladiatore, ma non potremmo trovare del personale un po' più qualificato? Più qualificato di questo non ce n'era, il budget era finito. Siamo Dovrebbe pronti, dovrebbe stare essere un tranquillo. volo molto tranquillo. Non, il cielo dovrebbe essere sereno, quindi non si preoccupi. Dovremmo arrivare in destinazione in tempo 5 minuti. E Cosa sta succedendo, ragazze? stiamo andando al gate. Non si preoccupi per questo Notte. blackout, stiamo facendo questo per evitare che lei sappia la strada che stiamo percorrendo. Nessuno deve sapere che strada stiamo facendo. Ragazzi, c'è un po' di gente, portiamo via il presidente da qui, allontaniamolo un secondo dalla Ok, folla. Per un attimo, non favore. riesco a trovarvi in mezzo alla folla. Datemi soltanto un istante. Signor presidente, per favore, si Signor allontani da lì, per presidente. favore, lontani dal signor presidente. Per Signor favore, allontanatevi, presidente. niente foto, Niente di grazie. intervista al signor Niente foto, presidente. Niente grazie. intervista. Signor Il presidente, ho un regalo da è mia moglie. leggermente indisposto. Ho un... Soffro di agorafobia. Sì, li abbiamo levati, li abbiamo È levati. Ho un leggermente regalo, indisposto. signor presidente, si fermi. Dove Sì, va? signor Presidente, non è il presidente, momento per vada fare il bagno. sott'acqua. Mi sento affogato, mi sento affogato, Signor mi sento presidente. affogato. Signor Presidente, ho un regalo da parte di mia moglie. Le ha comprato una bandana di Supreme. Signor Presidente, le ho lasciato una bandana di Supreme. Signor Presidente, ragazzi, tiratelo su! Tiratelo su, ragazzi! Perfetto, siamo in aereo. Tutto a Andiamo, posto. in aereo. Dove vuole andare? Allora. Non si Non preoccupi, ti non è successo preoccupi, nulla. non ti preoccupi, signor Sì. Presidente. Passeremo soltanto sopra delle rovine e sopra Venezia nel vostro viaggio, quindi davvero possiamo Ma vedi stare sto tranquilli. No, ragazzi! Il signor Presidente si è lanciato! Seguite il caletto! signor Presidente, ragazzi! Rendezvous dove sta andando il signor Presidente! Signor Presidente, stia attento, la stiamo raggiungendo! Non si preoccupi! Raggiungendo, signor Presidente, non si preoccupi. Signor Però qui, Presidente, il signor tasto Presidente, F! ha un... Però qui, signor Presidente, c'è un dispositivo Non fatto apposta riesco per attivare Signor Presidente, l'ho raggiunta! Sono andato troppo oltre, mi scusi! Ok. Ok, Signor perfetto. Presidente, non si preoccupi. Siamo qua Ti sotto il seguo e visto. entreremo in queste case. Perfetto. Rendezvous a queste case, ragazzi. Venga da... Sì, va. Signor Presidente, gentilmente, non vada in mezzo alla strada, è ancora in Dove mutande. sono? Venga con noi, No! Presidente. So... Salve, Presidente, ragazzi. salve. Salve, Sì. salve. Mi segua, signor Ci Presidente. segua, Ce ne ci segua. andiamo. Segua il Al signor suo, Saliera. Secondo Aia! me è Mi libera. sono punto i piedi qui, Non si amore mio! preoccupi. Le do le scarpe. Sì, Ho trovato prenda la giacca che un potrebbe mezzo fare per freddo. proteggersi. Potrebbe Sì. fare freddo, signor Oh, Presidente, prenda la giacca. grazie mille, gentile. Questa giacca fa veramente E schifo, come si può mettere? tenga anche una Red Bull se vuole. Ma Potrebbe io servirle per avere un po' di svolgo. carica. Io bevo solamente teina. Signor Presidente, ha mai usato un'arma? No. Perfetto, Non si non le preoccupi. usi, potrebbe farsi molto male. Sono molto pericolosi, ci occupiamo noi di tutto. Io. Si allontani. No, signor Presidente, Signor esca fuori, Presidente, potrebbe soffocare. esca fuori, c'è del gas. Per C'è del favore, gas, c'è stata una perdita di stiamo gas. Vai sta via, cadendo coglione! Ok. Venga qua, signor Presidente, non si Ragazzi, preoccupi, non si preoccupi. Elephant Controlleremo ogni caso. 105, abbiamo un veicolo. Vado a controllare se il veicolo. Che Elephant 105. Veicolo trovato. Lei ha la patente, signor gladiatore? Nel gioco sì, nella realtà. Non si Ma con preoccupi, chi guido cazzo io. mi avete messo? Questi non sono neanche guidare! Non E non mi si sono! deve preoccupare, signor presidente, lei è in ottime mani. Venga, 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 guardi qua! Salga a bordo, Presidente? presidente. Devi usare le. Presidente, può gentilmente entrare a bordo? Presidente, c'è un'altra fuga di gas, salga! Salga, signor presidente. Allora, si calmi, mi guardi. Prema il tasto V e mi guardi negli occhi. Si calmi, va tutto bene. Non si preoccupi. Dobbiamo trovare un edificio dove nasconderci e chiamare i rinforzi.
consiglio questo edificio. Questo qui. Questo edificio, punto giallo, rendezvous Sudan Elephant 150165. C'è una macchina, c'è una macchina. Attenzione, attenzione. Attenzione ragazzi, potrebbe esserci qualcuno. Armi in mano, pronti a controllare. Presidente, ci aspetti qui, si fermi qui fuori. Presidente, dove va? Con me. Presidente, segua il signor Cobra. Venga. Ragazzi, questa casa la prendiamo e la facciamo nostra. Pronti? Scale libere. Base. Niente. Base libera. Controlliamo il bagno. Bagno. Ho bisogno di una mano, signor Saliero. Dobbiamo controllare il bagno. Presidente. Mi sta uccidendo il presidente. Non. Signor Presidente, venga qua, gentilmente. Signor Presidente, si calmi. Sappiamo che è una persona di colore. Non deve affidarmi l'altro, non questo qui. Per favore, signor ci segua, signor Presidente. Ci segua. Prego, prenda l'oggetto che ho lasciato per lei per terra. Abbiamo trovato un giubbotto antiproiettile, lo prenda, per favore. Signor Presidente, lo prenda gentilmente. Grazie. Grazie mille, signor Presidente. Venga con noi. Presidente, chiamiamo subito i rinforzi, non si preoccupi. Il presidente può venire in questa stanza gentilmente. Whisky, bravo, Foxtrot. Abbiamo avuto un problema con l'Air Force One. Oh mio Dio, ragazzi, l'esplosione! Cosa è successo? Il presidente, fuori. Fuori da qui, fuori da qui, signor presidente. Scenda. Via. Oh, scenda. Signor presidente, all'interno dell'auto, presto. Entra all'interno dell'auto. Salga. Andiamo via da qui. Signor Cobra, lei ha un'arma? Prego. Ecco lì i suoi pantaloni per coprire lo scroto. Ce la faccio finita! No! No, signor Presidente. No, signor Presidente, si fermi, ho sentito un brutto rumore. Signor Presidente, cosa sta succedendo? Presidente. Signor Presidente, si fermi. È tutto a posto. Tranquillo. Ma non mi butti il fucile in culo, non lei. Non si preoccupi, levate le armi, ragazzi. Ha mai giocato a Find World, signor? La smette lei di seguirmi? Oh mio Dio, puzza. Signor Presidente, siamo la sua scorta. Noi siamo la sua ombra. Si preoccupi. No, signor Presidente, cosa fa? Signor Presidente, no! Presidente, si fermi! Presidente, non ha ancora la patente! Presidente! Signor Presidente, gentilmente, signor Presidente. Oddio! Signor Presidente, è svenuto. Tiratelo fuori immediatamente, ragazzi. Signor Presidente, deve gentilmente prendere il comando per uscire dalla macchina. Signor Presidente, tiratelo fuori. Signor Presidente, gentilmente. La ringrazio. Signor Presidente, salga. Può entrare? Ragazzi, può entrare, signori, del veicolo. Signori, portiamo il Presidente in una nuova safe. Uccidetemi. Colpi, portate il Presidente dentro. Presidente, entri nella stanza. Entri nella stanza sicura. Cobra, Si sdrai. Chiudete le porte, ragazzi. No. Chiuso le porte sul lato superiore dell'edificio. Chiuso. Ho sicuramente capito che il presidente non ha continuato la rotta sull'Air Force One. Presidente, le chiedo gentilmente di non sporgere la testa verso la finestra. Le pulisce nessuno. So, signor presidente. Mezzo nemico in movimento a Sudan Elephant 150. Continui, spari da sud. E vedo dei militanti che hanno conquistato un tetto. Potrebbero essere armati di armi a lungo raggio. Scontro a fuoco vicino a noi, direzione Elephant. Scendo al piano inferiore. Penso che dovremo cominciare a muoverci. Signori, nostro veicolo. Aspettate, signori. Andiamo. Ci sono dei nemici, ragazzi! Ci sono dei nemici! No! Sono stato eliminato. Guarda sopra. Presidente, le auguro la migliore fortuna in questo successivo scontro a fuoco. Le consiglio di mirare verso l'alto, signor Presidente, perché i nemici che arriveranno saranno pronti a ucciderla. Questa è la peggiore squadra di difesa della storia. Andate tutti a fare il culo. Via retta. Sono qua. Chiudi. Con un avversario, sta uscendo dalla porta! Signor Presidente, signor Presidente! Signor Presidente, lei è un eroe. Potrebbe salvare. Signor Presidente, perché ha ucciso... tranquillo, signor Presidente! Signor Presidente, per quale motivo ha eliminato la sua unica guardia del corpo rimasta? Aveva una famiglia, signor Presidente.
Il signor Cobra aveva una famiglia di 10 ragazzini asiatici. Ma aveva ben una famiglia di 10 ragazzini asiatici. Signor Presidente, deve muoversi ora. Deve muoversi ora. L'area si sta schiudendo attorno a lei. Signor Presidente, si muova. Signor Presidente, deve andare via. Carichi le armi, carichi le armi. Signor Presidente, verso destra, signor Presidente. Giusto. Abbiamo una macchina per caso? No. Avevamo una macchina, signor Presidente, ma deve muoversi, signor Presidente. Corra! Corri, signor Presidente. È da solo. Signor Presidente, deve muoversi, l'area si sta chiudendo verso di lei. Signor Presidente, ha una squadra nemica di terroristi a nord. Sono comunisti, stia attento, noi siamo... Signor Presidente, sopra alla montagna, signor Presidente. Deve correre, signor Presidente. Deve correre, signor Presidente. Morirà. Sicuri, ora. Signor Presidente, sicuri ora? Di qua. Signor Presidente, sta morendo elettrificato. Sta subendo le radiazioni elettromagnetiche della zona. Signor Presidente, gentilmente sicuri? Signor Presidente, si deve curare, signor Presidente, sta morendo. È stato un onore servirla, signor Presidente. È stato un onore, signor Presidente. Qua all'interno può trovare dei guanti, delle scarpe, dei pantaloni e una maglietta. Per favore, le indossi, non vada in giro in questo momento. Working boots, ma che è sta caponata? Mi dispiace, signor Presidente, lo so che è abituato a vestiti di Prada, ma attualmente siamo un pochino... Una situazione leggermente stretta. Sì. Attenzione ragazzi, c'è un incendio nella casa. Fuori, evacuare. Signor Presidente, dove si trova in questo momento? Fumi sono tossici, dov'è signor Presidente? Signor Presidente, in fiamme ragazzi. Vede il signor Presidente. Signor Presidente, venga qui. Gentilmente, sì. Si rotoli nell'erba, signor Presidente. Non si preoccupi. Si rotoli nell'erba, signor Presidente. Signor Presidente, ho delle cure per lei. Signor Presidente, ho delle cure per lei, se si ferma. Prenda questa giacca, signor Presidente. Stia attento! Signor Presidente, salga! Sì, Cobra, ha perso il Presidente! Mi gira la testa! Signor Presidente, salga! No, si fermi! A terra! Mi gira la testa! No! Il Presidente entra all'interno del veicolo. Sta girando verso destra, allora. Sta facendo il giro? Li vedo, sono in due, signori, non vi sporgete da destra! Non vi sporgete da destra! Ho bisogno di cure, signori. Signori, sono stato abbattuto! Sono qua per curarla, signor Gladiatore, non si preoccupi. Il Presidente gentilmente sia all'interno della casa. Signori, sono ferito. Per favore, dite a mia figlia che l'ho sempre amata. Attenzione, signori. Il signor Presidente a terra! Sono chiusi dentro la porta! Ha subito un knockdown prima di... Signor Presidente, no! Signor Presidente! Ci ha abbandonato così! Signor Presidente! Rimetto di umani. Aspetta un secondo, sì, abbiamo... Ragazzi, abbiamo un problema ai motori. Signor Presidente, per favore, indossi il suo salvagente perché piove molto e indossi anche il paracadute, per favore. Pronti al drop? 3, 2, 1, lanciate il Presidente! Rotta 195210. Volo rettilineo. Nel frattempo io vorrei sottolineare che i miei viewers sono 222, è un segno. XD. I miei sono 777. Pensavo 666. Prego, ripeto. Sulla destra, per favore, signor Alfio. Sulla destra. Questo edificio blu. Grazie. Questo edificio blu. Grazie mille. Controllare. Proteggete Obama. Obama, non si preoccupi. Entri. Go. Bagno libero. Go. Sopra. Cosa sta accadendo? Ho sentito spari. Fuori finestra. Signor Presidente, lei è da solo. Signor Presidente, ci sono dei...
Signor presidente, mi segue. Ci sono degli avversari davanti a me. 3.30, 3.30, due target. 3.30. Due target, uno one shot. 30. Ottimo colpo, signora. Alfio, si sposti, Alfio, si sposti. Da dove arrivano i proiettili? Non riesco a capire. Spostatevi, spostatevi, spostatevi. Ritagliamo. Due tango down, entrate dentro, entrate dentro. Qualcuno. Qualcuno ha delle munizioni 5.56? Signor Alfio, entri dentro. Ho bisogno di munizioni 5.56. Grazie mille, signor presidente. Non pensavo che lei fosse un presidente guerrafondaio. Ognuno controlli. Non hai detto com'è, appunto com'è, per favore, Alfio. Macchina! Veicolo in arrivo, veicolo in arrivo da 210. Si è fermata qui davanti. Spada la porta, la porta, la porta. Sono stato noccato, signor Lapo, dietro qui, signor Saliera, dietro di me. Arrivo, in arrivo. Sicuro? Siamo stati entrambi noccati. Ah, avevo una famiglia. Attenzione, il signor Obama è down, signor Obama è down. Lei è davvero scappato. È davvero... Allora, ragazzi, l'idea dietro quello che abbiamo fatto stasera è fare uno streaming per un po' alternativo, per provare a vedere come avreste reagito voi, come potremmo farlo adesso, in futuro, evolvere quello che abbiamo in mente e portare contenuti insieme, perché comunque siamo tutti alla fine dietro a noi MOBA, e MOBA è un po' la nostra famiglia, per così dire. E spero vi sia piaciuto, spero davvero vi sia piaciuto, perché era una cosa che mi faceva già sorridere l'idea. Adesso che l'abbiamo fatta è stato proprio divertente. Te invece vuoi dire qualcosa, Paolone? Oh, certo, cazzo. Allora, io mi sono divertito un sacco. Mi spiace solamente per il fatto del dog, che comunque non era come noi. Abbiamo avuto qualche difficoltà a gestire la sua etnia. Scusate, ma cos'è però... questo rumore di sottofondo? Cos'è questo rumore molto acuto? Questa buona lavatrice. La tua lavatrice penso che sia la cosa più disagiante della tua casa, ma... e ci sei tu dentro. Controllare. Ma pare tipo i suoni di cose, di Willy il coyote quando casca nel burrone. Sì, davvero. È vero, cazzo. Grazie a te, Giorgio, per l'idea. Grazie a te, la Pozzo, per esserci stato pure tu. E Alessandro, un po' di meno, perché diciamo è stato bellissimo il nostro rapporto. Però, come si dice, chi la fa l'aspetti. Non ti preoccupare, signor Paolone. Puoi andare a copulare allegramente per non rompere la diplomazia. Quindi spero che le persone siano divertite, perché questo potrebbe essere magari appuntamento mensile che facciamo, che ne so, sì, una volta al mese per cazzeggio, 2-3 ore la sera.